Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Life is Strange 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che finalmente, dopo diversi mesi, ieri pomeriggio è stato pubblicato l'episodio 2 tanto atteso, che si intitola Rules, che dovrebbe voler significare regole, ragazzi, in italiano. Che dire, siamo penso tutti molto impazienti di vedere come continua la storia dei nostri due protagonisti, Sean e Daniel, che ci ricordiamo, ragazzi, erano dovuti fuggire dalla propria casa in quanto era successo veramente un casino. Che vabbè, adesso non sto qua a rispiegare, se no ci mettiamo veramente troppo tempo. E da quello, insomma, che è trapelato dai trailer, l'ultimo dei quali non l'ho guardato, ragazzi, per appunto non rovinarmi troppo l'esperienza di gioco, sembrerebbe che in questo secondo episodio, ragazzi, vedremo già un Daniel capace forse di cominciare a controllare il proprio potere. Per cui non perdiamo più tempo, andiamo a incominciarlo. Sono molto curiosa. In a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together, but one day, the hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone, and they had to find a new home. They started a journey through the great big forest. The wolf brothers wandered for days and nights, learning how to live on their own for the first time. They slept in the backwoods among creepy creatures and barely ate anything. They eventually found a peaceful orchard and were able to eat in peace. But they didn't know. Hunters tried to tie them up, but the wolf brothers managed to escape with the help of a friendly bear. He showed them how to survive and helped them find a warm camp for the night. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. That's how they found themselves even further, headed to the faraway land of their pop, where they hope to find peace. Ok, bellissimo questo riassunto. Così rappresentato. Scegli con cautela. Abbiamo importato il salvataggio delle fantastiche avventure di Captain Spirit. Attenzione. Ok, mi è piaciuto un sacco questo riassunto, ragazzi. Così disegnato. I nostri nonni. What? È stato rappresentato molto bene. Foresta nazionale di Willamette, Oregon, 1 dicembre 2016. Bello il paragone coi lupi. Davvero niente da dire. Ah sì, avevano il cagnolino, è vero. Daniel l'aveva portato con sé di nascosto. Se dovessero esserci canzoni, ragazzi, mi perdonerete, ma sarò costretta a toglierle, sapete, per la questione copyright, blocco del video, eccetera. Grazie YouTube. Try with this one. That one's too easy. Look. Don't brag. It was too heavy for you a few days ago. Questo è un grosso passo avanti, ragazzi, eh. Not too heavy though. I'm a little tired. È un grossissimo passo avanti. Funghetto, è vero, l'avevamo chiamato funghetto. Allora, tieni premuto LT per interagire con Daniel quando vedi questa icona. È verissimo, ragazzi, che è un grosso passo avanti, perché dal non sapere di avere dei poteri a iniziare a controllarli, ragazzi, è davvero. Ok, chiedi di sollevare. Ah, oh, povero funghetto. Try and lift mushroom? Are you kidding? I wanna hurt her.
Oh. Yeah, you're probably right. Infatti, dai, era una richiesta stupida. Stai calmino, Daniel. Era una richiesta proprio stupida. Allora, lì c'è un sasso, però è veramente molto grosso, ragazzi. Questo. Not your usual shooting range, right? Vabbè, se è riuscito a sollevare un sasso, figuriamoci se non riesce a sollevare queste lattine. Can you fly them all together without dropping any? Sure, look. Wow. That's dai. Awesome, dude. You're getting way better at this. Eh sì, minchia. È pazzesca sta roba. Okay. Oddio. Let's show Daniel some more stuff to play with before we call it a day. Ok, apri il tuo zaino e controlla i tuoi obiettivi. Perfetto, ecco qua. Infatti gli obiettivi sono lì. Non ci rimane che provare a fargli sollevare questo sasso, ragazzi. È molto grosso, Sometimes he looks so scared of himself. Beh, oddio, no, quel sasso è ancora più grosso. No, 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 no. Iniziamo con questo, anche se mi sembra un po' esagerato, effettivamente. I can do it with the small rocks, but not the big ones. You can do this. Trust me. Just relax. Focus. I'll try. Madonna, se ce la fai con questo sei pazzesco. Ulala! Madonna mia, Whoa, che roba! Holy shit! I did it! Like a boss! Like a boss! You see that mushroom? That was the biggest rock ever! Beh, oddio. Più grande del Come mondo, on, no, dude. Però è That's stato just assurdo, the start. Let's try something else. Ancora? Cool. Ma you're sarà like stanco morto, sto poveretto. You're my power coach. A snowball fight? Not yet. This is a new exercise, young apprentice. See if you can stop this in the air. Cool? Okay, but you better not hit me. Like that time you gave me a bruise? Serious. You won't let me, right? Infatti dipende da te, io te la lancio, poi se ti arriva addosso dipende da te, eh. Prendi questo. Dai, Daniel! You suck! I said don't hit me, jerk! Pensavo che la prendessi, infatti. Serious? Non lo so. Ok, proviamo a tirare di là. Prendila. Oh. Vabbè, ci vuole tempo, eh. Non è che così da un giorno all'altro puoi sapere già come fare una cosa. Di nuovo, dai. Ready? Yes! Look! Look what I can do, Sean. I knew that you could. I've taught you well. But you, you're a master student. Oddio, che c'è? Hey, that still sounds nasty. You're not getting better. I told you. I'm fine. Just a little beat. Well, you need to rest now. Superhero. Beh, non è un buon segno se ha la tosse. Can we go back now? Yeah. Okay. Let's just fill up the canteens before we head back. Ah, perfetto. Lo faccio subito. Posso that cough has been going on for days, Daniel. Madonna. I really don't like that. I told you. Ancora. I'm fine. We've just been outside for a while. Sì, ho capito, però se continua a tossire, non è che, effettivamente. We should fill these up now. Eh sì, adesso le riempiamo, dai. Chiedi aiuto, minchia, per riempire due borracce. Here we go. The helitanker is over the wildfire zone. Get ready for water extraction. Ranger Diaz. Ottimo lavoro. Nice work, Daniel. Glad to see our training sessions are paying off. Thanks to you. So glad I don't have to touch that water. I see, infatti. It's too fucking cold. Oops. Sorry. Che ho usato la parolaccia? Basta parolacce. Yeah, dude.
Watch it. Seriously. Ok. Cerchiamo di educarlo al meglio, ragazzi, se è possibile, eh? What did you find, Shroom? Che ha trovato? Che c'è? Dov'è? Era di là fino un attimo fa. Oh, come on! Not again! Gotta leave these poor bunnies alone. Non lo so. A family of rabbits lives out here. Just like us. Fagli uno scherzo, Sean? A chi? Dimmi. The family that lived here. What do you think happened to them? Discuti, non so se è una cosa positiva o negativa. Hey, it's been a while since we last saw that rabbit who lives in there. Yeah. I hope it wasn't eaten by a bear. No, or... no. Magari si sarà trovato un'altra What's tana. What's worse than a bear in Nano? I don't know. Wolves? Don't worry. We're the only wolves around. Sì, infatti. No, scherzo no, ragazzi. Allora, vediamo un pochettino cosa abbiamo qui. È qua che stiamo, davvero? The family who owned that cabin really seemed to enjoy themselves here. Ah, ci siamo messi qui tipo in maniera clandestina. Mi sa di sì, perché ha detto che non sono mai tornati. Bello, we really nailed it with this two-headed snow ogre. Good doggy, they're really badass. And Musher isn't even afraid of them anymore. Va bene, quindi a quanto ho capito stiamo qua dentro noi. Almost forgot to check our traps today. Mushroom is so funny when she plays in the snow. Sedia del patio. Must have been a really sweet spot to get a tan in the summer. Sicuramente, deve essere un posto meraviglioso con l'estate. Comunque, allora, ci sono delle impronte che portano fino a qua. Aspettate che si può guardare la vecchia casa. Fucking miracle we found this place 3 weeks ago. Possiamo spaccare la legna, davvero? Too bad this wood is rotten. Ah, ok, mi è andato. We had to cut some more to keep the house warm. Daniel helps me slice wood by holding the logs with his power. Utile, no? Pretty useful. Utilissimo, infatti. Allora, vediamo se qua dietro c'è qualcos'altro, ragazzi. Vecchio giocattolo, vediamo un po'. How old are these kids today? Ah, boh. Se dici che non sono mai più tornati i proprietari da 3 settimane a sta parte, vabbè, magari non ci tornano d'inverno, eh. What kind of dog were you, Sandy? A cool stray mutt like our little mushroom? Vabbè, incisione cosa dice, invece? Runaway millennials. And part-time forest squatters. At your service. Vabbè, che ci possiamo fare? Uno deve cercare di sopravvivere, no? Effettivamente. Qui c'è un'altra incisione. Sorry, guys. We don't take any more guests. State, quindi restate fuori, lupi all'interno. Vediamo un po' cos'è sopra cosa c'è sopra questa veranda, ragazzi. Allora, c'è questo divano che sembra messo abbastanza male. Vaso da fiori. Vasi da fiori. Yeah, not my kind of weeds. Che erba, che non c'è niente, c'è solo terriccio. Allora, dire di non sederci, porta scorrevole, vediamo un po'. We had to use Daniel's gift to break in. Vabbè, che dobbiamo fa? Almeno, appunto, hanno trovato un posto dove stare che, per carità di Dio, è abbandonato, fa schifo, tutto quello che volete, Don't però... Don't worry. We'll make a fire. Se appunto uno trova un modo per accendere un fuoco e riscaldare l'ambiente, è sempre meglio che stare fuori, ragazzi. That cough doesn't sound too good. No, I'm okay. Just cold. You kicked ass today. Level up. I did. That was so cool. It's getting easier every day. No, ovvio, più pratichi, più è facile. Oh no, Sean. Okay. This is a haunted house. More like, uh-oh, it's time to go over the rules. I told you about showing off. I was just... Whatever. Beh, dai, pena, dude, pena cosa you're the rules. Fatto. Let's find out. What's the first one? Regole, ragazzi, come hide dell'episodio. Your power. If you spin one plate in a diner, what happens? People will freak out. And when people freak, what do? They call the cops. Exactly. The second rule is... Don't, never talk about it. Wow. Nice, Daniel. Because that's usually the hardest rule for you. Shut up. And the final rule? I know.
Come on. You can do it. Okay. Avoid danger? Run from danger. This is the most important one. You know why? I don't know. I mean, with my power I can help us. Ecco. Che Sean comunque non sembra molto propenso appunto ad utilizzare il potere di Daniel in alcun modo. E quindi non so effettivamente cosa scegliere. Appunto, che succederebbe se qualcun altro dovesse vedere, scoprire che sto ragazzino c'ha sto potere qua? Boh. Dai, vabbè. Solo se non abbiamo altra scelta. Only as a total last resort. How will I know that? If there's any other way of helping, do that first. Maybe if I had used it before, Dad might still be here. Direi di non, insomma, buttarlo ancora più giù dicendo non avresti potuto fare nulla. Direi non avrei dovuto farti uscire da solo. Daniel, it's my fault. I shouldn't have let you alone outside. But I didn't help. I didn't do anything. Because you couldn't. Sta tosse è un gran bel problema. Okay. A me mi sembra che si stia ammalando, good ragazzi. She must be hungry. What about you? I'm always hungry. Then let's grub out. I'll make us some dinner. Yeah. Before she eats us. Allora, eccoci qua, ragazzi. Vediamo un pochettino che cosa possiamo fare. Allora, qua c'è il cappotto. We scored with these clothes. Mm-hmm. Plus 5 street cred. La lavagna. He's definitely a fast learner. Ah, ok, va praticamente segnando i progressi che fa con il suo potere. Quindi prima lezione il 10 novembre, passato tra un po' passerà un mese. Riviste. The guy who came here sure had time to kill. Vabbè, magari venivano qui in vacanza, eh. Allora, possiamo accendere il fuoco. We're so lucky this thing is still working. Wouldn't have lasted long without heat. Eh sì. Ok, accendiamo il fuoco, ragazzi. Scaldarsi è la prima cosa, mica con la neve fuori. Immaginatevi il freddo che fa là dentro. Ok. Shit. Where did I put my lighter? Dai, adesso lo troviamo, l'accendino. Deve essere per forza qua, qua intorno, no? Va bene, allora, cuscino di funghetto. Mushroom clung to Daniel on the first nights. But now she loves her bed by the fire. Giustamente, chiama la scema. Fumetti. Thank God kids used to spend vacations here. Daniel would have been mad without these. Certo. Poster gratis all'interno. Zaino di Daniel, invece, cosa c'è? High school feels so far away now. Ci sono delle pigne. Interessante. Poco utili, direi. Allora, funghetto. Daniel needs a doggo friend. È qui che sta riposando tranquillamente. Vediamo se riusciamo a trovare, ragazzi, l'accendino. Allora, qua c'è la tazza. Kind of weird to use stranger stuff every day, but not like we have a choice. Beh, certo. Foto di papà. I hate it when I hear Daniel crying at night. Can't do shit. E che potete farci, ragazzi? Se ormai è andata così, la ciotola possiamo riempirla. Hey, Shroom. You thirsty? Ah, è acqua, ok. Giustamente, oh. Good girl. Piccola, aveva sete. Foto di... Ah, c'è addirittura una foto di famiglia qua. Feels weird to be living in their home. Cosa c'è scritto? Papà, Maggie e John, estate 93. Madonna, allora è da tanto che non tornano qua. Non ci sono mai più tornati. La cartolina. I guess kids have to grow up anyway, perché, right? Che cosa dice? L'estate ti voglio bene, Maggie.
Eh sì, i figli crescono prima o poi. I wish I helped Dad more with the house chores back then. Qua c'è un pacchetto di sigarette, probabilmente il cugino sarà qui. To be honest. Che altro volevi avere? Bottiglia di scotch vuota. There was a little bit left when we came. Ah. Pretty disgusting, but. Okay. Helps staying warm. Vabbè, questo lo zaino. This thing is strong as a rock. L'accendino, dobbiamo trovare l'accendino di papà, però non lo so. It feels almost good to be cut off from everything. Allora, ci sono diversi posti dove possiamo andare, eh? This room is fucking cold, so we put everything we didn't need in it and perfetto. Keep it closed. Qua c'è il piccolo Daniel, mi sa. Gotta love one hit wonders. Ovviamente, cose di Sean, cerchiamo qua. Allora, eccolo qua l'accendino, ragazzi. Però guardiamo prima la lettera. Yeah, Daniel doesn't need to see this. Perché, che cos'è? Gentile signor Patrick Hill, leviamola presente per ricordarle dell'appuntamento per la sessione di chemioterapia. Oh, Madonna santa. Il libro? No excuse not to binge read. Ovviamente, quotidiani. Oh yeah, he definitely cared for us. Perché, che ha detto? What a piece of shit. Sembravano persi alla deriva. Stavo solo cercando di aiutarli in veste di padre cittadino. Sì, proprio. Che dice qua? Famiglia ricorda la gente uccisa in una sparatoria a Seattle. Mio fratello era un bravo uomo. Era entrato nella polizia solo 6 mesi fa e non avrebbe dovuto essere da solo quel giorno. I miei pensieri vanno alla famiglia Diaz e a tutte le vittime di quel terribile incidente, inclusi noi stessi. Che ci ricordiamo come sono andate le cose, ragazzi, comunque, eh? E che aveva puntato la pistola, non avrebbe dovuto, cioè, non lo so. Cioè, ci sono pareri, comunque, contrastanti su questa cosa qua. Wonder where Brody is now. Oh. Oh, yeah. No internet. Ok, se non sbaglio questa lettera l'avevo già letta, no? Sì. Pastelli. I'm used to ink, so this will be different. Vecchia radio. Dead for a week. Ah, ok. But at least we got some news. Vabbè, prendiamo l'accendino, ragazzi. Time to get warm. Ecco fatto. Qua comunque c'è Daniel che sta giocando. Oh. Ciao Daniel. Nice fort, Daniel. All that Minecraft paid off. Ah! Ora su Minecraft facciamo pubblicità. Kinda reminds me of Dad's cheesy posters. Va bene, è arrivato allora il momento di andare a accendere il fuoco, ma prima vorrei guardare di qua che cosa c'è. Allora, c'è la bacinella, ci sono delle medicine. No way I can give any of these to Daniel. Too risky. Forse o saranno scadute. Hello, motel room soap. Bacinella. Pro tip. Always boil the water. Unless you want Daniel spraying nasty things on both ends. È pericolosissimo, ragazzi, è pericolosissimo. Allora, sì. Once you get used to squatting, it's not so bad. Ok, perché ovviamente immagino che l'acqua corrente qua non funzioni più manco per il cavolo. This is rank. Sharing with Daniel was the worst. Che dobbiamo fa? Panni stesi. It feels weird to loot other people's clothes, but we need the warmth. Appunto, bacinella. At least we have fresh water in our front yard. Effettivamente, aggiungiamo dell'acqua. Hey, I put some clean water in the bathroom so you can wash a little. Perfetto, almeno continuiamo pure un po' a tenere la nostra igiene personale. Qua cosa c'è? We never found the key to this door. Ah. I guess using the sliding door is cool. Potremmo sfondarla magari, vabbè. In ogni caso, direi che è arrivato il momento, ragazzi, dopo aver guardato tutto, di accendere il fuoco. Here we go. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hold on, Mushroom. We're gonna build a fire. Ma sì. Ecco fatto. Oh, meno male. Ci sono anche le riviste da poter bruciare in caso, eh. Ecco qua, finalmente. Dang, I am starving. Sì, it's time to start cooking. Ci penso io, stai tranquillo. Too bad I can't make a pizza fly to us. These were all I found when I hit the town last week. Che possiamo prendere questo cibo in scatola? Tough choice. Tanto è tutto uguale, no?
kind of weird. Better talk to Daniel after dinner. Hey, what are you cooking? Oh, I'm sorry. Here's your menu choices. Ravioli or ravioli? Okay, okay. Non c'è molta scelta, figlio Never mio. So tired of eating the same shit. Lo so, ma... I just want one slice of pizza. Che possiamo fare, purtroppo? Non è che abbiamo molto altro da mangiare. Ma come dovrei aprirlo, sto barattolo? Scusatene. Non so cosa fare, ragazzi, Proviamo a discutere con quelli qualcosa, magari. He looks so serious on this picture. I still can't believe he's gone. I miss him so much, it hurts, Sean. I know, Daniel. It's okay to think about him. I do it too. Okay. Thanks, Sean. Parliamo della lavagna. Dude, you'll be moving cars around in no time if you keep improving like that. You really think so? Well, that'd be a bad idea, but you sure are getting good at this. I wonder if there's anyone else like me. I think we'd know it by now. Esaminiamo un attimo sto covo di Daniel. Magari c'è qualcosa che ci serve, non lo so. Disegno, cos'è? I could do a super cool manga about Daniel. Sarebbe figo. Lavagnetta. Daniel loves his brand new tablet. Stereo. Man, I miss listening to music so fucking much. Giocattolo. No way, I'm touching that. Infatti, ma qua non c'è niente che possiamo usare comunque. Cioè, non so cosa fare, ragazzi, per interagire con quella dannata lattina. One eternity later. Dice, trova una pentola pulita. E sto guardando dappertutto. Dove mizzica la trovo la pentola pulita? Ah, ok, magari... Aspettate. Eccola qua, era in bagno. Cioè, porca miseria. Daniel needs to eat something after all that. Crap. Finalmente. C'ho la pentola pulita, va bene? Perfetto, prepariamo da mangiare. Ravioli in scatola, di sicuro saranno proprio squisiti, quella fine del mondo. Altro che chef cracco qua. Of course I remember. Oh, amore. You always got sick on s'mores and ruined the toilet. I miss that time. I know. Oh. Scaldiamo un po' tutto. Perfetto. Nah, it's not ready yet. Ok, non ci tocca che I'm aspettare. I'm a ravioli expert now. Ok, vai fuori a disegnare. Non è che poi ci si brucia la cena, no? Minchia, non ti metti manco il cappotto? Dove vai? Funghi. Lo chiamerò funghi. Non andare via. I should take a good look at the subject before drawing. Oh, tieni premuto per osservare, va bene. Osserviamo. Ecco qua. Time to take the pen, dude. Ok. Che dice usa L muovi per disegnare, what the fuck? Ma dai, che figata, davvero. Pazzesca sta roba. Osserviamo ancora un altro po'. Così il disegno si va creando piano piano. Che figata. Spettacolo. Attenzione che se bruciano i ravioli, E già non è che a cibo siamo messi proprio bene bene bene, no? Pretty good. But I can add more details if I want. Certo, certo che puoi aggiungere altri dettagli. Ecco, un po' di ombre e il tutto già diventa più realistico. Figata. Mi piace un botto sta cosa, È carina l'idea. Io continuo a dirlo, Sean, i ravioli, non te ne dimenticare. Ok, che è impossibile che Come si on, bruci, girl. Non credo, Let's get back in. Oh, si è fatto il suo giretto. Ecco fatto, i ravioli dovrebbero essere pronti, secondo me. Ecco fatto, servi la cena. Ok, dinner's ready. Wow. Beh, raga, non è che possiamo pretendere chissà che comunque. Allora. Getting sick of ravioli. Meglio di niente, scusa.
Che dobbiamo fare? This is real food. It's better than nothing. I'm just tired of the same thing. Lo so, anch'io, eh. Do you want it, mushroom? Anche lei avrà fame. E dai. E tu che mangi, scusa? Oh. Mi sta venendo un po' il nervoso, effettivamente. Però buon appetito, funghetto. Buon appetito, mushroom. Man, she loves this stuff. Madonna. Non ci siamo proprio, non ci siamo proprio. Sorry, I'm cool. Sì, sì. Hold on. I need to show you something. Okay. Che cosa? Gotta show him the map. I think I left it with my books. Ok ragazzi, allora mi ha appena salvato la partita, direi di approfittare per interrompere qua e riprendere da qui la prossima volta. Che dire, ovviamente ci stanno facendo vedere come stanno attualmente vivendo questi due poveri ragazzi e boh, chissà che cosa succederà ragazzi, perché comunque ci sono 5 episodi in totale e arriveranno dei momenti in cui ci saranno delle svolte. Per cui questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, obdosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!